E toglimi proprio oggi. Tanto c'è un bel vedere. Siamo partiti? Buongiorno. Mattia? Siamo Si sente Mattia? Vedi, capisci perché uno si sveglia? Allora, oggi, allora, Elodie si Oggi sveglia. Noi siamo in diretta, caro. Mattia però, Noi buono cuore di mamma. Bravo, oggi c'ho bisogno di te. Allora, Oggi mi sono sì, svegliata una bomba. svegliissima, sto pure troppo. Io invece no, per cui ci compenseremo oggi. Fai tutto tu. Oggi portalo Allora, avanti tu oggi la sono diretta, il io. diario, vai, dai, Ciao, fai tu. sono Davide Maggio, volevo presentarvi Mazza, Lili. che bel cambiamento, Davide Maggio. Diventato Vabbè. Ma figo. perché? Beh, sei figo pure tedesco, ma che è sta cosa, amore? Grazie, mi prendo il figo detto da Elodie. Va Non bene? c'è un salato in mano nostra. No, siamo al ristorante qui, abbiamo interrotto, Ma ce la comunque siamo Mattia non presa. ci ha detto niente, si è Mattia arrabbiato. sì, fa così. Va Mattia, bene, sì, basta. sentite bene, fanciulli, perché abbiamo dei problemi di connessione. Va Allora. bene, so di Mattia, non mi fanno arrabbiare, già io. Sì, lui è, poi diventa pericoloso. Mattia, poi vi facciamo vedere chi è un personaggio Sì, particolare. molto aggiungerei, molto Molto, carino. sì. Cuoricino rosso, Sì. jeans. È Natale. È Natale. Fa lui non mi dice a te, mi Sì. pare. Vabbè, comunque stai Vabbè. calmo, ho fatto una grossa. Cioè, una battuta. Pensa per te, immagino capelli Capisci? colorati. Allora tu sei fortunata perché lo vedi adesso, appena settimana, e poi è finita. Oh, Aggressiva, c'è chi. comunque. No, guarda, pensavo fossi tu l'aggressivo, invece qua. Ah, finalmente abbiamo detto una verità. Qua, quando vuoi mostrarti, Esattamente qua. palesarti, Mattia, noi siamo qua. Sì, vabbè, ma a prescindere, Fai si può sentire anche con il ritardo. Vabbè, andiamo niente. Vabbè, non avanti. fai niente. Guarda, non fa niente, ritenta da fare. Ok, sì, ok, scusa, ci siamo persi. Comunque, tutti aggressivi questi ragazzi, Sono vabbè. aggressivi, è una reazione proprio di Cioè, lui gente però tu cattiva, io no. un po' Come ti come. chiami? Gira la. Alessandro. Perché non la giri? Che Non sono foto molto hai? Fammi vedere, dai, Alessandro. Madonna. Vogliamo Alessandro, fai vedere la vedere foto che ti hanno fatto ad Elodie. Su, la foto. Dai, dai, vieni Alessandro, qua. vieni. Non la Vai, vedo. Vieni. Vedi Alessandro. Molto È carina. carino, peccato, è carina la foto, dai. Bellissima, sì. Grazie, Allora, iniziamo, va. Oggi ti sei svegliata bene, c'è un motivo particolare. No. Ah, meno male, pensavo, ho visto sto sorriso e ho detto, sì, sai, ho passato la notte. No, che hai fatto? Niente, ho guardato Sanremo ieri. In albergo? Sì. Ah, tranquilla. Sì, ho Ah, dormito. È bene. importante, Dormire bene assolutamente sì. Lo sai che infatti gli assistenti di volo devono dormire necessariamente in alberghi di lusso, quantomeno confortevoli, proprio perché il sonno deve. Sì, quasi sempre sì. Perché devono riposare bene, perché poi Beh, vista la giustamente. responsabilità che hanno, Beh, è esatto. bella questa cosa. Pure tu Se c'hai una dovessi cambiare responsabilità. lavoro, so Tu già. saresti perfetta per fare l'assistente di volo. Beh, forse sì, guarda cos'è. Bella, Cibo di sì, sicurezza. esatto. Prendete Sì, no, poi poverini, sotto però di voi. comincerei a chiacchierare da morire con l'acci, no? Non lo so. Bravo. Infatti parli. Ma tantissimo sono logorroica. Allora vai tu, incominciami a raccontare di oggi che cosa fai, perché stasera c'è Oggi si cantano le cover esatto. e sono molto contenta, non vedo l'ora, spero di essere all'altezza, quindi c'è un po' di ansia, quella giusta, no? Cioè, ho Certo. delle aspettative da parte mia, quindi speriamo. Una canzone peso, Esatto. insomma, no? Quindi Ricordiamo qual è. quando finisce un amore ti concerto, io Bello. adoro. Come mai amore? Concerto. Beh, io Concerto l'ho ascoltato tantissimo, ho cominciato ad ascoltarlo molto presto. E mi è sempre piaciuta questa. È tragico, no? La Vero, sì. disperazione. Io mi Anche a piacerebbe me. essere brava così, insomma. Quindi spero di fare un bel omaggio, insomma. Quando la canzone è quando Finisce finisce. un Oh. Ti è mai capitato? amore. Che finisce Sì. l'amore? Sì. Quindi sei stata innamorata. Chi non è stata innamorata nella propria Forse vita? io. Ma È zitti, ma vero. amore, E per sono vecchio. È favore. Io non sono mai vero. stata innamorata. Oh, Ma zitti, non ti credo nessuno. Allora, Dai, non fa il figo. Alessandro, descrivimi, cosa no, sta dicendo? Sì. descrivimi l'amore.
cos'è l'amore? Sì. Che vabbè. Dai. Che, come si fa a descrivere? Come fa? Quando capisci. Sapere che quando capisci puoi fare a meno di un altro. Che poi si può sempre fare a meno di chi, per carità. Sapere che puoi condividere qualsiasi cosa, sentire, essere emozionati quando vedi un'altra persona. Che c'entra? Io posso pure essere. Posso pure essere innamorato. Stanno posso... tutti ridendo qua dietro. No, ragazzi. Non è vero. Posso pure essere, posso pure, come dire, se, sentire la necessità di condividere qualcosa con te, ma non sono innamorato. Per me l'amore è quando tu vuoi bene ad una persona anche se quella persona ti va contro. E te non ci riesci proprio, è troppo amor proprio. No, per il momento sì, esatto. Ah, Alessà, c'avevi proprio ragione qui. Insopportabile, però. Tutto lui, Ovviamente, buono cuore di mamma, no. Buono cuore di mamma è una cosa bellissima, io questa cosa la prenderò. So. Buono cuore di mamma, lui è in un altro pianeta. Lui è... No, non è vero, no. Noi dice, non mi disturbate, non mi date fastidio. Mattia, no, non l'ho detto io, eh. A me, io mi sono permessa perché mi sei simpatico, ho preso confidenza da sola. Infatti sì, ma ti vuole anche bene. Facciamo un po', vediamo un po' cosa ti hanno chiesto gli utenti in queste ultime ore. Certo, come no. E intanto ricordiamo che se volete fare delle domande ad Elodie, potete postare su qualunque social hashtaggando Dimelodie, che è il nome favoloso di questo diario. Ah, questa idea bellissima. Meravigliosa, Dimelodie, vedi, ci accomuna insieme, io e te, una guarda. Ti chiede questo Seli, non puoi cantare, è nell'anima, io la posso cantare. Va bene. Seli De Rosa. Non mi devo fare gli affari miei, no? No, è domanda per te. Ti dice, la prima cosa che hai fatto appena scesa dal palco? Pianto. Ah. Vabbè, perché la tensione accumulata. Dovevi filmarlo, il momento del pianto. No, cioè, ma non avevo neanche il telefono mio a portata di mano. Ah. E poi mi sono sentita con Emma. Che dice? Che ha detto? Si è complimentato. Eravamo tutte commosse, felici. Avete pianto. Il gioco di squadra. Carino. Funziona, bene. Quindi piangevate tutti. Una tragedia. Hai visto anche ieri il video che ha fatto Michele Bravi dopo l'esibizione in camerino, disperato? No. Sì. Sembrava, vabbè. Poi no, ma a me non c'era, no, mi piace vivere le mie emozioni senza stare col telefono troppo in mano, non ce la faccio. Bene. Non me lo dimentico mai. Vero. Cioè, vero, non lo so perché in realtà non ci siamo mai messaggiati. No. Erika. Sì. Ti chiede, in quale canzone dell'album ti rispecchi di più? Che suggerisce qua, non so se una brutta persona, Sara, si chiama Sara, io la metterei in mezzo se è possibile. È vero, no, dai, vieni qua, è vero, sì. Sara, non andare via, vieni qua, Sara, dai Sara, ecco lei, vieni qua, niente, vabbè, comunque si vergognano, come mi diceva anche Sara. Cioè, dire stupidaggine, ma io avevo detto comunque quella era una quale? Tutta colpa mia, ovviamente l'ho portata anche a Sanremo per questo. Quella del festival. Era talmente giusta con l'orchestra che mi sembrava bello e opportuno. Hashtag. Ah, ok. Vedi come sono multitasking, ti ascolto, scrivo, è una roba, è proprio un genio. Se volete fare delle domande ad Elodie, questo è l'hashtag. Oppure chiamate al telefono Sara. Se volete adesso vi diamo il numero Sara, di telefono. Sara. Che tra l'altro... Ah, bravo, 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 esatto. Allora, parlavamo del pianto... Ancora non ho mangiato, forse è quello che... È vero, ma pure io, guarda. Poi, hai ascoltato Giorgia, una delle tue cantanti preferite. Che ne pensi? È stata bravissima, stupenda, favolosa. Che dire, che io ero felicissima a casa, mi ha fatto delle però le cose. Stava cascando un po' tutto. Pensa tu quanto è brutto quando devi cantare, sei sul palco, non mi sei... Mi è successo una volta amici, e mi è vestito fascia, questa idea fichissima proprio, cantavo così. Già e lei era un po' così. Giorgia, c'è chi perde gli abiti ad amici e c'è chi perdeva i capelli. E poi... Andiamo avanti? No, è vero. C'è qua. Una delle battute che volevo fare era calmati ancora, te ne metti cadono anche quei due peli che ti sono rimasti. Allora, qua. Non fate nomi. Francesca, ti ricordi? Sì. Vedi? Ecco, quando finisce un amore? Brava, mi piaci quando Carla. Finisce? Carla.
quando finisce l'amore, quando l'altra persona non ti rispetta, quando non si ha un obiettivo comune e quando non c'è gioco di squadra. Beh, gioco di squadra, due siete. Ecco, sempre la squadra. Spero siate in due, in amore. È la squadra, cioè in due. O sei di mentalità aperta. Simpatico, no? Ti coloro gli occhiali. Chiara, invece. Però, sono proprio un deficiente. Bene, va. Siamo o non siamo la famiglia migliore? Presumo la famiglia dei fan. Okay, scusate, è un piccolo. Beh, guardate, sì, sì, la fave. Non l'ho capita subito, scusa. Ho avuto un piccolo. La family. Come si chiama? Se deve stare fuori. Come si chiama? Ma in realtà non ha un nome. Cioè, ognuno. Alcuni si chiamano Flamingos. Perché? Perché io sono un semicottero. È vero, però. Se secca secca. Rosa. Hai mai visto a Milano quella villa in cui ci sono i fenicotteri rosa lì? No. Bellissimo. Potrei andare lì. Okay. Bella. È sì, favoloso. Sono belle, sono molto affiatate. L'unica cosa che mi dispiace è che ogni tanto litigano, tra si di loro? Insultano tra di loro. Questa è una cosa che se capisco bene chi è. Butti fuori. No, ci vado a parlare. E allora vedrai che poi si meneranno tutti. No, ci vai a parlare. No, non sarà una cosa carina perché non ci si offende su internet, perché comunque non è bello, e poi siamo una famiglia e non si fa. Oh, quanto sei bella oggi! Davvero? Sei luminosa. Bella. Dici? Luminosa, bella, rilassata, con tutta. Cioè. Bello, mi piace. Alessandro, perché? Alessandro, tu devi andare via, ma non da questo posto, dalla mia vita proprio. È un collaboratore nuovo che sarà molto. Da morire, è bravissimo. Sì, sì, è vero. Sì. Simpatico. No, 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 un altro. Sì, Davide. Ma te ne puoi andare se devi tossire? L'ho chiamato Davide. Brutta questa cosa, va bene. Noi dovevamo giocare, però secondo me. Possiamo fare così. Però c'è la Mannoia che sta pranzando e magari la. L'abbiamo chiesto il pernil. Allora possiamo. Ah, è vero, hai ragione. Allora possiamo giocare un attimo. Che cosa dobbiamo fare? Che ore sono? Che ore sono, scusate? E allora ciao. Facciamo domani? Domani facciamo. Però voglio giocare io? Domani giochiamo. Domani facciamo il gioco con la lavagnetta che abbiamo portato. Cos'è? La ghigliottina? Domani giochiamo alla ghigliottina. Che gioco è? Chi perde? Taglia la testa all'altro. Cioè chi vince in realtà. Ci si taglia la gola. No, guarda, sono un attimo confusa. No, infatti sembra una pazza. Sembra che. Perché mi scrivono le cose sui fogli? C'è scritto quando esce il video. È una domanda. Esce in questi giorni, ancora non c'è una. Purtroppo abbiamo fatto tutto in fretta. Non chiedete sempre a Sara. No, adesso vediamo il cellulare. Sara, quando esce il video? Quando esce il video? Ecco, sei in diretta, Sara. Ciao. Non è di mia competenza, ha detto Sara. No, non allora, è di sua competenza veramente, comunque. Ci informiamo, giorni. Domani cerchiamo, vediamo se riusciamo ad avere una data. Venerdì, non lo so, ancora non ho capito. Ok, non è ancora. Io sono mortificata, però non dipende. Ma no, tanto è questione di giorni. Di giorni, sì, ecco. Sì. E domani preparatevi perché giochiamo. Quindi vediamo, ci inventiamo un giochino. Anzi, non ci inventiamo, ce l'abbiamo già inventato e lo facciamo. Sono un po' confuso, questa è colpa mia adesso. Allora, dovete sapere che a Sanremo si va. Io sono andata a letto alle 5 stamattina, tu? No, a mezzanotte sono crollata. Veramente, beata te. No, a mezzanotte, ho finito di quel festival, ho visto anche un po' del dopo festival, l'una. Quindi ci si stanca un po', poi mettete la tensione del palco, la tensione di avere dei collaboratori bestie, quindi no. È pesante. I miei, non i tuoi. Non è vero. Quella è l'impressione che fa tutti, com'è bravo, com'è buono. Una vipera. Vabbè. Bene, salutiamo. È stato un piacere. Anche per me. Ciao. Ci vediamo domani. Ciao, fanciulli.